Bene, buongiorno a tutti, sono Stefano Bertifoppa, sono direttore della rivista 01. Oggi siamo qua per parlare di Big Data Analytics per una High Performance Organization. Ringrazio chi ci sta seguendo via web e ringrazio senz'altro SAS, che è qui presente oggi nella persona del dottor Angelo Tenconi, che è Analytics and Technology Director di Buongiorno. SAS. E Anna Maria Di Ruscio è il direttore generale di Net Consulting. Buongiorno. L'obiettivo di questo nostro incontro, come tanti incontri che noi facciamo, è quello di riuscire a realizzare una forma di confronto e di scambio anche di opinioni sulle tematiche più importanti e più calde del settore ICT. Senz'altro la tematica di cui oggi noi tratteremo, quella degli analytics, dei big data, quindi dell'analisi della complessità organizzativa e competitiva dell'impresa, è al centro del dibattito e della trasformazione che le aziende stanno portando avanti. L'agenda di oggi sarà un'agenda molto, molto light, come è nello stile di questo tipo di incontri. Dopo una mia breve introduzione lascerò la parola ad Anna Maria, che ci darà un contesto di riferimento all'interno del quale già cercheremo di evidenziare quelli che saranno gli elementi che caratterizzeranno poi la discussione finale di questo nostro incontro. Prima però di questa tavola rotonda, nella quale avremo anche piacere e speriamo di ricevere anche da parte vostra degli stimoli in termini di domande, sottolineature e richieste di approfondimento, prima della tavola rotonda, dicevo, ci sarà appunto Angelo che ci darà una visione del concetto di High Performance Organization e degli impatti che oggi gli analytics e i big data nello specifico hanno sulla trasformazione organizzativa e competitiva delle aziende. Due parole prima di lasciare la parola ad Anna Maria, su un tentativo di inquadrare un po' questo fenomeno in una dimensione ancora più ampia della specifica soluzione tecnologica che poi le aziende oggi stanno cercando per gestire la tematica Big Data. Il problema di cui noi oggi trattiamo è un problema legato alla complessità crescente nel settore e nelle aziende, in tutti i settori e nelle aziende. Cosa intendo per complessità? Una complessità che si misura su più livelli. Un livello di carattere tecnologico, senza dubbio all'interno delle aziende la problematica di poter gestire adeguatamente i sistemi informativi con fenomeni di IT consumerization, di BIOD, il cloud, esistono dei fenomeni evolutivi complessi all'interno dei quali è necessario riuscire a capire e a interpretare questa complessità. C'è una complessità di livello competitivo, aziendale, perché la velocità, la dinamicità, le tematiche legate alla necessità di avere differenti approcci sui mercati per aggiornare costantemente prodotti e servizi rappresenta una delle sfide per le aziende nei prossimi anni. E c'è una complessità conseguente di tipo organizzativo, perché senz'altro la relazione tra aziende dipendenti, partner e clienti, no? Quindi con le nuove forme collaborative, co-creative di social network e quant'altro anche che le aziende stanno portando avanti, non più sperimentando ma implementando, rappresenta delle opportunità, ma anche un oggettivo livello di complessità da poter gestire al meglio. Non possiamo dimenticare ciò che sta accadendo anche sul piano sociale, quindi una digitalizzazione della società, una digitalizzazione del pianeta, consentitemi il termine, ma è la verità, con produzione di dati e informazioni esponenziali rispetto soltanto a pochi anni fa, e quindi il concetto del mondo flat, interconnesso e diciamo anche sempre più intelligente, sempre più smart, comincia a essere una realtà. Quindi si profila l'emergere della cosiddetta economia dell'informazione, no? Di cui si sta parlando, ma oggettivamente le implementazioni e le potenzialità in termini di sviluppo sociale e sviluppo di business sono sempre più concrete. Naturalmente tutte queste chiamiamole wave tecnologiche, tutti questi fenomeni hanno una loro ragione d'essere e soprattutto di utilizzo ottimale nel momento in cui portano
poggiano su una base, su un substrato di analytics e di intelligence. Cioè noi quando parliamo di mobility, quando parliamo di cloud, di social network, abbiamo l'esigenza di capire questa mole di informazioni, queste strutture, che cosa possono portare nel momento in cui siamo in grado di capire le informazioni che queste nascondono, per riuscire poi a sviluppare delle risposte e dei progetti di business che le aziende stanno ricercando. Ecco, certamente per far questo si accelera quello che è sempre stato di fatto un'esigenza della business intelligence, cioè riuscire ad avere un'azienda che ha in sé degli elementi, vogliamo dire anche un carattere di tipo anche culturale, oltre che organizzativo, orientata alla esplorazione, alla opportunità di analisi, cioè deve calarsi in un contesto aziendale che è predisposto da un punto di vista organizzativo e culturale per riuscire a capire come dare da questa mole di informazioni delle risposte che siano efficaci sul piano dello sviluppo di progetto. Quindi, ancora una volta, serve un'organizzazione, una mentalità che sia organica per riuscire a diffondere diversi profili di utenti, sia interni sia esterni all'azienda, che di queste tecnologie e soluzioni possono usare appunto per avere dei benefici e poter impostare lo sviluppo di progetti importanti per quanto riguarda l'evoluzione competitiva dell'impresa. Certamente, e poi qua chiudo questa breve introduzione e lascio la parola ad Anna Maria, certamente quello di cui si sta parlando da tanto tempo, cioè la complessità nel processo di avvicinamento tra la dimensione IT dell'azienda e la dimensione business, con le soluzioni di business intelligence e nello specifico di analytics e big data che si stanno profilando all'orizzonte, si accelera questa potenziale integrazione e interrelazione fra queste due parti, perché questi strumenti danno un'opportunità di vista business nel momento in cui vengono adeguatamente applicati, vengono adeguatamente utilizzati per riuscire a poter dare delle risposte efficaci sul piano delle soluzioni e dell'erogazione di nuove applicazioni e di nuovi servizi. Anna Maria, lascio a te adesso il compito di definirci uno scenario un pochino più circostanziato, comunque su un tema senz'altro di estrema attualità. Allora, grazie Stefano, buongiorno a tutti di nuovo anche da parte mia. Allora, intanto qualche considerazione rispetto alle anticipazioni e alle aperture che davi tu. Nel titolo volutamente ho parlato non solo di big data ma soprattutto di management, perché credo che oggi il fattore primario sia nella gestione intelligente di questa molteplicità di sfide. Tu prima parlavi del big data management come di un problema, io vorrei cercare di spostare anche lo sguardo su quanto tutto questo possa essere, oltre che un problema da gestire, sicuramente una opportunità. Cominciamo a guardare, perché lo hai citato tu e lo volevo riprendere, le sfide che oggi tutte le aziende hanno. Qui non è il problema solo del PIL, di cui tutti siamo preparatissimi, ma è oggi la molteplicità, no, delle componenti che rende poi complesso fare impresa. Questo perché evidentemente le aziende sono posizionate, la maggior parte per fortuna, su scenari compositi di natura internazionale, soprattutto in questi ultimi periodi hanno dato corso a una serie di variazioni negli assetti aziendali, magari procedendo a delle acquisizioni o magari a delle alleanze o delle fusioni. Questo ha comportato e comunque comporta l'esigenza di modificare le componenti organizzativo-funzionali per essere, diciamo, più coerentemente, no, presenti sui diversi posizionamenti geografici. Certamente c'è un mondo e quindi un mercato, un insieme di clienti che sta cambiando molto rapidamente, è già cambiato, abbiamo tassi di loyalty, ovvero di churn, in alcuni comparti settoriali molto alti, quindi c'è un orologio, no? È un'agilità che abbiamo cercato di descrivere con questo orologio sciatore, anche perché ci avviciniamo all'inverno, quindi la metafora ci stava tutta. C'è un tema di agilità e di tempestività, di reazione e di azione proattiva che sono veramente il punto nodale e nevralgico di tutte queste parole connesse. Allora, cosa accade dal punto di vista poi della traduzione di queste sfide in azioni di business? E questo l'abbiamo fatto, vi mostriamo le risposte, no, di quelli che si definiscono lob manager o comunque direzione di funzioni di business. Allora, il primissimo tema
è quello di cambiare pelle su due direttrici, quella del processo da un lato, ma anche e soprattutto perché le intensità cambiano di anno in anno, e quindi questo è il primo anno in cui per la prima volta vediamo questi due ambiti totalmente allineati e sincroni tra di loro, quella dell'innovazione di prodotto e di servizio. Devo dire, per fortuna, dopo tanti anni la voce di razionalizzazione dei costi è un po' più affievolita. Questo lo dico perché chiaramente tutti quanti noi soffriamo di una spending review che ormai è diventato un mindset generale, e quindi fa piacere vedere che le aziende oggi cominciano ad essere proiettate in maniera più forte sul cambio di passo, cambio di pelle, con tutto quello che ne consegue e che potete evidentemente volere. Il cambio di pelle è anche, e lo citavo prima, di natura organizzativo-funzionale. Questo poi vedremo impatta anche in qualche modo pesantemente sul tema specifico dei big data, perché oggi sempre più le aziende sono chiamate a diciamo, modificare gli assetti organizzativi tradizionali che conosciamo bene tutti quanti, quindi sono molto divisionali. Talvolta queste divisioni sono più simili a dei silos, quindi diciamo non hanno una capacità fluida di comunicazione e interazione, sicuramente erano strutture molto gerarchiche. Oggi anche forse grazie alla diciamo, modifica di impostazione funzionale correlata al web, e anche al mondo social, oggi le aziende sono molto più interconnesse, non solo al loro interno, ma sempre più all'esterno, con i clienti, con i consumatori, con i propri fornitori, e anche azioni delicatissime, quali quelle per esempio di innovazione di prodotto e di servizio, vengono addirittura fatte all'interno di questa catena del valore molto più disaggregata. E diciamo molto meno rigida di quanto non fosse. Quindi i temi della collaborazione da una parte, condivisione, visualizzazione complessiva di tutta una serie di informazioni divengono degli asset oggi più strategici che in passato. In questo è evidente che l'IT inevitabilmente si deve porre in una maniera molto diversa rispetto diciamo, al modello organizzativo funzionale primario. Quindi quali sono oggi gli obiettivi che gli IT manager o i CIO si danno rispetto alle, diciamo, strategie che abbiamo visto poc'anzi? È inevitabile che al primo posto ci sia il supporto ai processi decisionali, perché quell'orologio incombe su tutti e quello sciatore deve dribblare rispetto a casistiche anche prevalentemente esogene che accadono in giro per il mondo e non solo nei singoli contesti. Supportare il processo decisionale vuol dire implicitamente, ma in maniera sostanziale, anche consentire e supportare una qualità dell'informazione. Poi vedremo che prima ancora forse deve esserci un dato, no, di qualità da gestire in maniera coerente. Questo diventa il baricentro forte di un'azione che l'IT deve ovviamente generare. Sottostanti poi ci sono tutta una serie di altri elementi che non sto ad elencare, che vedete, ma che attengono, lasciatemi dire, alla vita operativa di qualunque struttura IT, che fa poi impone anche delle decisioni in termini di investimento. Sottostanti però ci sono anche, lo vedete, elementi di velocità, no? Quindi tutto questo anche qui deve avvenire all'interno di un orologio che deve consentire agilità, velocità, tempestività e magari anche sicurezza qua e là delle informazioni. Perché l'ansia dell'orologio? Ma perché questa è un'azienda, quelle che noi abbiamo, e sono aziende non solo italiane ma di tutto il mondo, sono aziende sempre più da guardare come degli ecosistemi, no? E come tutti gli ecosistemi vivono e interagiscono tra di loro in tutte le loro parti. Quindi noi abbiamo una serie di componenti che vedete, diciamo, evidenziate più in blu, che sono, diciamo, le vite strutturate, funzionali, applicative di una qualunque struttura ICT che oggi, no, sta facendo i propri investimenti, ma dall'altra parte vedete le interrelazioni. Interrelazioni che, attenzione, oggi non sono solo all'interno dell'azienda, ma sono con le aziende, ribadisco, tra le persone, non solo dipendenti, ma anche fornitori e soprattutto sempre più consumatori. E non ci dimentichiamo che c'è un mondo dell'internet degli oggetti o dell'interazione tra uomo e oggetti, che
che sta iniziando, anzi è già arrivato sul mercato e sta anche qui avendo una velocità molto interessante. Quindi questo è il contesto di riferimento quando parliamo di big data. Quindi big data non è solo l'ambito social, ma è effettivamente tutto un insieme, no, correlato e rapido di informazioni che affluiscono e fluiscono. Sì, scusa Anna Maria, Vai. tra l'altro su questo una cosa interessante di questa fase, tutto sommato iniziale di applicabilità del Big Data alla realtà aziendale, è proprio legata al fatto che tu la puoi applicare nello sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi, ma nel momento in cui la applichi proprio alla tua organizzazione aziendale, nel rapporto con i vendor, nel rapporto con la tua appunto supply chain, no? Cioè riesci anche a poter identificare degli ambiti di miglioramento di applicazione, tutto sommato molto nuovi, che possono creare delle Assolutamente. efficienze importanti, no? Perché Assolutamente. Il vero tema è proprio come cogliere, no? Quindi qui ci sono esatto. anche dei fattori non solo, come dire, tecnologici abilitanti, ma soprattutto di organizzazione delle Certo. funzioni e di come queste interagiscono. Ma secondo me poi non è un caso che, se avete letto il rapporto Censis ultimo sulla comunicazione, Censis parli dell'era della biomediatica, no? Cioè di questa comunicazione umana ma anche tecnologica che ormai ci avvolge e ci coinvolge. Quindi non mi stupisce anche, diciamo, questi dati che abbiamo raccolto, che dicono che all'interno di un'azienda la complessità, no, di gestione dei dati sia aumentata. Anzi, mi stupisce addirittura che ci siano delle percentuali, anzi molto molto caute, soprattutto nella componente, come dire, destrutturata, quindi afferente Certo. a tutta la parte web e social che abbiamo visto, dove non stupisce neppure che il 50% del campione, queste erano aziende evidentemente di fascia medio-alta, abbastanza elevato, dicano che la vera criticità è nella gestione non della singola componente presa di per sé, ma dell'insieme, no, di queste componenti. D'altra parte non possiamo dimenticare che noi siamo, no, con i 2/3 della popolazione mondiale connessa a internet, e stiamo parlando di 7 miliardi e mezzo più o meno, che poi cambia di mese in mese, stiamo parlando di 1,77 miliardi di persone connesse ai social network, quindi c'è, come dire, un'onda, siamo nell'exabyte, arriveremo nell'era fantastica del brontobyte, quindi dove i 10 alla 18, 24 si suona. Quindi qui il tema vero è non tanto, no, e non solo rincorrere questa molteplicità dei dati, ma farne veramente un uso intelligente all'interno della vita aziendale, che dal punto di vista delle aziende, ma anche nostro evidentemente, vuol dire la capacità intanto di acquisire questi dati, no? Il che non è un'operazione banale, proprio per la molteplicità e la mole di dati di cui stiamo parlando, e ci sono una serie di componenti tecnologici importanti. Poi, evidentemente, il cuore non può che essere un'analisi di questi dati, quanto mai opportuna, ma anche evoluta. Penso in particolare al tema della semantica, che soprattutto per aziende multilocalizzate vuol dire andare a indirizzare la semantica di diverse tipologie di linguaggio, Ah, no? Il certo. che anche questo non è assolutamente semplice. L'ultimo punto, che è molto sincrono al tema del big data, è come io poi visualizzo questi dati, no? In maniera tale da trasferire un senso e una chiave di lettura che poi possa diventare effettivamente informazione. Quindi queste tre macro componenti e queste cinque sottocategorie sono assolutamente indispensabili l'una per l'altra, cioè no, non si può fare a meno di ciascuna di queste perché cadrebbe un impianto essenziale. Allora, non stupisce che le aziende stiano all'interno di un percorso, lo definirei io, perché mi sembra normale e naturale che si sia partite da alcune revisioni forti di architetture di storage, proprio perché il contenimento della capacity, no, doveva essere evidentemente aumentato e rinnovato. Il percorso che io vedo è soprattutto per la componente di adozione di soluzioni, non solo e non tanto di business intelligence, ma sempre più di business analytics, perché qui il tema del what if, quindi non solo dell'azione a reazione, ma della proattività di scenari mutevoli, ecco, questo credo che sia un elemento molto 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 importante. Business intelligence e business analytics, che vediamo, no, in un anno pure difficile, così tanto difficile come il 2013, vediamo invece rafforzare
rafforzarsi continuamente, costantemente, di anno in anno nelle decisioni e nei piani di investimento che stanno facendo le aziende. Ribadisco tutto questo all'interno di una prioritizzazione, con termine terribile, ma della messa in priorità dei progetti che inevitabilmente in una situazione di spending review si fa. Né stupisce il fatto che immediatamente successivo, perché sono estremamente correlate, ci sia quella vista sul mercato, in particolare del CRM lato marketing, che poi consente alle aziende di posizionarsi più o meno efficacemente sul mercato, anche rispetto a questi balzi di umore che ormai il mercato ha e mostra inevitabilmente. Ecco, qui vorrei accennare a una cosa, perché prima abbiamo parlato di modelli organizzativi, di revisione di modelli funzionali. Ecco, all'interno delle aziende bisogna considerare il fatto che non si ha tutti la stessa visione, direi per fortuna, e che quindi, se nell'ottica del CIO alcune componenti sono sicuramente prioritarie, direi che tendenzialmente c'è un buon allineamento, però volevo sottolineare qualche accento un po' diverso, cioè un CIO è sicuramente molto concentrato sulla dover fornire scenari predittivi, quindi tutto il tema della business analytics e dei dati in real time, quindi questo senso dell'orologio e dell'urgenza è molto chiaro. Dove, diciamo, l'accento si sposta un pochettino è nella fruibilità e nella fruizione di questo dato, che nell'uomo o nella donna di business c'è bisogno effettivamente che sia non intermediato, quindi c'è bisogno di una disintermediazione, di una facilità e semplicità di accesso al dato che consenta al decisore funzionale, al decisore di business, di poter prendere anche in qualche modo le sue valutazioni, di avere le sue chiavi di lettura e di poter intraprendere un percorso. Questo, certo, vuol dire, attenzione, non è necessario dare tutto a tutti, no? Quindi la distanza tra il punto 3 e il punto 5 credo che sia una chiave anche di lettura interessante. Non serve dare tutto a tutti, proprio perché stiamo parlando qui di mole di informazioni forse eccessive, no? Rispetto al bisogno. Qui si tratta di indirizzare opportunamente le esigenze specifiche di alcuni e di darle nella maniera più sincrona al bisogno, che vuol dire self service, mobile, quindi every time, everywhere, e naturalmente sicuro. Dico naturalmente sapendo che questo invece è un grande tema / problema sicuramente da indirizzare. Chiudo dicendo una cosa. Allora, innanzitutto noi dobbiamo accettare il fatto che dobbiamo costruire un percorso, no? Proprio perché stiamo parlando, io prima scherzavo con il Bronto Byte, ma non è tanto uno scherzo, nel senso che l'eccessiva quantità, a mio avviso, somiglia molto alla non qualità. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti ai dati, no, che raccogliamo, e soprattutto a far sì che questo dato sia univocamente certo, sapendo che questa parola è molto complessa all'interno di un'azienda, proprio perché sappiamo che ciascuno tende a immagazzinare i suoi dati, e quindi il tema dell'univocità è già di per sé un punto di partenza molto complesso da indirizzare, e sapendo anche che ci sono dati interni ed esterni e che si muovono con una grandissima, grandissima velocità. L'altro tema è esattamente quello che dicevo prima, cioè la possibilità di accedere ai dati in una maniera semplice, il più possibile completa, proprio perché abbiamo dati che sono big, cioè sono estremamente molteplici e sono, certo, tanti, quindi l'accessibilità semplice richiede capacità di gestire una complessità elevatissima e di consentirlo alle diverse funzioni aziendali per le diverse priorità d'uso. L'altro tema fondamentale di questo percorso, ma sono tutti tasselli e piastrelle, no? Se vogliamo usare la metafora del viaggio, tutti tasselli molto importanti, è che questa disponibilità deve essere assolutamente immediata. Noi abbiamo ormai casistiche infinite, credo, di aziende che non si sono mosse a fronte invece di situazioni di mercato che stavano cambiando radicalmente, per cui in alcune geografie erano esplosi dei casi e le aziende non le hanno registrate tempestivamente. Ecco, la latenza diventa un fattore critico di insuccesso in questo caso, quindi molto spesso non è possibile avere latenze eccessivamente ampie. Tutto questo per dire che le aziende devono effettivamente essere capaci di fare il what if, quindi di fare delle simulazioni che siano coerenti con i movimenti del mercato.
difficilmente l'ultimo punto, no? E cioè la sincronia a livello business, che erano le parole con cui tu avevi aperto, effettivamente diventa estremamente complicata. Quindi io credo che il tema del big data management sia un tema sicuramente da indirizzare. È inevitabile che poi ci possano essere anche delle ricadute positive, se però a mio avviso tutto questo viene gestito e non subito. Questo credo che sia il primissimo approccio, con un mindset che credo debba essere sempre più proattivo. Questo lo dico pensando soprattutto a una struttura di CIO che deve ormai interagire sempre più strettamente, velocemente, in maniera aperta e trasparente con le line of business, altrimenti torniamo a quel modello a silos, no, da cui siamo partiti. Quindi dal mio punto di vista il tema del big management, big data management, se visto in maniera olistica, spero di aver, diciamo, indirizzato il perché olistico, credo che possa essere una grandissima opportunità in questa visione molto complessa. Grazie. Grazie Anna Maria. Sì, devo dire che lo scenario è molto ben tracciato proprio sulla base di alcune dinamiche importanti che si stanno manifestando proprio in questo periodo, sia per la disponibilità tecnologica da un lato, sia per quanto riguarda, come si diceva prima, un oggettivo aumento della complessità competitiva, perché è l'insieme delle due cose che si stanno in qualche modo alimentando nella ricerca di soluzioni. Angelo, partiamo proprio da questo punto di vista. Prima si diceva complessità intesa anche come riuscire a gestire le variabili di business e competitive che ci sono sul mercato, no? Ti lascio la parola per quanto riguarda il tuo intervento, però prima Anna Maria parlava di una sorta, come dire, di processo di democratizzazione in atto, no, nella fruizione delle informazioni. Questo va a impattare pesantemente sulle organizzazioni aziendali, sia per quanto riguarda il dipartimento da un lato, sia per quanto riguarda l'impresa nel suo complesso. Cosa ci dici in tema? Sì, sicuramente, allora, grazie, innanzitutto vi ringrazio per l'invito a questo interessante webcast, ringrazio anche Anna Maria per questa speech molto interessante che un po' mi introduce nel mio ragionamento. Allora, sicuramente questo titolo della mia presentazione, High Performance Organization, voglio dire, nasconde un po' un concetto ampio che cercherò di sintetizzare in questi 20 minuti, cioè come, anche per rispondere alla tua domanda, come e perché gli analytics oggi, o big analytics come vengono definiti nell'era del big data, costituiscono un fattore abilitante per far sì che le organizzazioni diventino o restino delle high performance organization, cioè riescano a rimanere sul mercato in modo adeguato con alte prestazioni in quest'era, diciamo, di complessità che deriva dal mondo dei big data. Ora, big data è un'era, come dire, che non è nata ieri, non c'è stato un Big Bang in cui da oggi a domani siamo passati nell'era dei big data, è stato un processo graduale e io nella nostra esperienza ritengo che già oggi, come diceva anche Anna Maria prima, le aziende stanno affrontando progetti di big data, magari più o meno conscio, più o meno esplicito, però stanno affrontando temi di big data dove cominciano ad affrontare grossa mole di dati diversificati, quindi le nostre aziende stanno cominciando ad affrontare queste tipologie di progetti. Qui ho voluto un po' sintetizzarne alcune, giusto per dare un po' di concretezza, diciamo, al mio ragionamento. Quando parliamo di progetti, per esempio, in ambito risk management, sia in ambito bancario, ma anche assicurativo, o in ambito oil and gas, utilities, stiamo parlando di analizzare enormi mole di dati, magari con processi infraday, quindi doverli eseguire più volte al giorno. Oppure chiaramente nell'ambito social, per esempio nella pubblica amministrazione, quando ci si trova a voler integrare fonti dati amministrative certificate, magari con fonti dati provenienti dal mondo social, per esempio per matchare la domanda e l'offerta di lavoro, la domanda e l'offerta che viene dal mercato. Oppure temi in ambito frodi, sia assicurativo che telecomunicazioni che fiscali, sottendono all'analisi anche sofisticata di grossa mole di dati. Altri temi ancora più vicini al mondo big data, al mondo sales e marketing, per esempio. No, oggi si parla molto, per esempio, di marketing di prossimità. Questo è un tema molto interessante, o di real time execution nel mondo marketing, cioè capire come indirizzare campagne di marketing in real time a seconda della locazione, diciamo, del potenziale cliente in quel momento.
o per esempio ancora nel mondo telecomunicazioni l'analisi della rete telefonica, no? Sappiamo che le telecomunicazioni stanno effettuando investimenti importanti anche in tecnologie come il 4G per esempio, quindi comprendere com'è il comportamento della clientela sulle varie zone geografiche, nelle varie celle telefoniche a seconda del giorno o dell'ora del giorno, com'è il profilo di comportamento, è un tema interessante per capire per esempio gli investimenti che possono essere fatti in certe zone sul network di telecomunicazioni. Ecco, scusa Angelo, ti interrompo solo subito per una cosa. Qui siamo secondo me proprio molto vicino al cuore del problema, cioè noi qui stiamo cercando di capire come si alimentano queste due parti, cioè da un lato la voglia, la possibilità, ma anche la necessità di sviluppare una cultura dell'analisi per poter portare avanti dei progetti che abbiano in sé degli elementi di analisi efficaci per dare le risposte sul piano del business. E dall'altro la disponibilità di strumenti che fino a pochi anni fa non era presente, no? Per cui stiamo parlando di una fase proprio di discontinuità importante da questo punto di vista. Stiamo parlando, sì, grazie dell'assist, diciamo, perché volevo proprio sottolineare il fatto che di tutti questi progetti che sono chiaramente diversi uno dall'altro, hanno secondo me un fattore comune che è l'utilizzo degli analytics come fattore abilitante per questo tipo di progetti. In tutti questi tipi di sistemi e di progetti gli analitici costituiscono un cuore abilitante per far sì che effettivamente poi le informazioni prodotte abbiano un senso per il business. Quindi tutti questi temi rientrano secondo noi in qualche modo nel tema dei big data o nei big analytics, più o meno. Anche per esempio, forse ancora più innovativo, il tema delle smart city, no? Che oggi sta prendendo piede, quindi come analizzare dati prodotti da sensoristica machine to machine per ottimizzare per esempio le infrastrutture o appunto l'infrastruttura messa a disposizione del cittadino. Tutto questo tipo di progetti hanno come cuore l'utilizzo degli analitici come fattore abilitante. Quindi, volendo un po' ancora riassumere, in tutte queste aziende diversificate, in tutti questi progetti siamo di fronte a delle sfide e a delle esigenze. Le sfide le abbiamo viste anche grazie alle presentazioni precedenti, quindi il volume e complessità di dati crescenti è un tema penso noto. L'ampliamento della base utenti, come diceva anche Anna Maria, anche se forse c'è una visione un po' diversa, IT e business, però diciamo c'è un aumento di utenti che hanno fame di informazioni, diciamo così, e sicuramente averle in tempi veloci. Uno dei temi sicuramente importanti che noi ci troviamo a verificare sul campo è che mentre una volta bastava avere un foglio di carta, un grafico su un pezzo di carta una volta al mese, adesso le informazioni vengono richieste praticamente in real time, ogni giorno dobbiamo avere informazioni chiare, certificate sull'andamento del nostro business, non può più bastare un mese di tempo per avere un report, perché l'informazione di per sé diventa obsoleta. E poi chiaramente delle esigenze, come vedevamo prima, conoscere il fenomeno di mercato e soprattutto poterlo prevedere, questo è un altro tema importante, non solo vedere il passato ma anche poter prevedere cosa potrà succedere nel futuro e anche essere prescrittivi, diciamo così, quindi capire qual è la migliore opzione possibile fra le varie che io mi troverò di fronte nel futuro. Quindi non solo prevedere un andamento, ma anche prescrivere qual è l'opzione migliore, per esempio, nel mio business. Certo. E quindi poi reagire in modo pronto. Diciamo, il tutto si può riassumere sul concetto di innovare, no? Innovare sia la tecnologia, che diventa un fattore abilitante, sia poi i processi che dicevamo prima, essere poi chiaramente importanti per far sì che la tecnologia venga utilizzata al meglio. Quindi, volendo un po' tracciare su una linea temporale il viaggio del dato, il dato da dato diventa informazione utile al business e passa attraverso due, come dire, concetti o temi importanti, la tecnologia, come diciamo prima, e i processi. Entrambi questi sono chiaramente interdipendenti. La tecnologia giustamente da sola non basta per far sì che il tutto poi diventi fluido e raggiunga gli obiettivi di business previsti, come non bastano da soli i processi, l'ottimizzazione dei processi. Quindi l'insieme di queste due caratteristiche fa sì che un'organizzazione possa definirsi high performance organization nell'era dei big data. Quindi io volevo giusto brevemente
approfondire un attimo questi due temi, così come li stiamo sia affrontando come SAS, anche derivante dagli investimenti nella nostra ricerca e sviluppo che facciamo dalla casa madre, sia nei progetti che poi portiamo in atto. Sì, questo è un punto importante, perché abbiamo visto che nella preparazione di questo webcast sono arrivate parecchie domande su queste, che poi ecco, ti ripropongo. Bene, ma sono, grazie. Perché sono due, sì, sono due, come dire, pilastri immutabili, certo, nel tempo come riferimento, ma che cambiano radicalmente, sì, in funzione, certo, della fase storica. Assolutamente. No? Quindi diciamo l'insieme di questi due pilastri, giustamente come li definivi tu, fa sì che il dato, dalla sua forma grezza, diciamo così, si trasformi in un'informazione utile al business in tempi rapidi, sempre più rapidi. Dal punto di vista della tecnologia, che appunto l'abbiamo definito un fattore abilitante, volendola un po', senza entrare troppo nel tecnico, ma volendolo un po' schematizzare, potremmo dire che le tecnologie dei Big Analytics oggi, per poter affrontare temi di business nell'era dei big data, devono un po' essere schematizzate su questi tre pilastri, tre pillar. La prima fase è sicuramente tecnologia in grado di collezionare ed integrare fonti dati diverse, come dicevamo prima. Questo è un concetto abbastanza tradizionale, la collezione, l'integrazione dei dati, però oggi assume una rilevanza importante. Cito un caso concreto che però penso possa dare un'evidenza a volte della complessità. Integrare una fonte dati certificata, strutturata o residente all'interno dell'azienda, che normalmente si identifica con una chiave univoca, la SIM, il conto corrente, il nome e cognome dell'utente. Io riesco a identificare chiaramente la chiave dell'informazione che cerco. Con una fonte dati destrutturata proveniente dall'esterno, dove invece non ho il nome dell'utente o la SIM di chi in quel momento sta scrivendo su Facebook, no? Certo. Quindi l'integrazione di queste due fonti dati non può più avvenire come si faceva storicamente con le classiche query SQL per chiave, devono essere effettuate in modo diverso, applicando già in questa fase delle tecniche analitiche evolute per similitudine, per esempio. Quindi già in questa fase di collezione e integrazione si cominciano ad applicare tecnologie analitiche interessanti. Poi anche il concetto di storage oggi assume, come diceva anche Anaria prima, un concetto importante. Oggi il concetto di Hadoop, per esempio, come strato persistente dove storicizzare le informazioni, vediamo che sta assumendo un interesse importante, anche se forse ancora a livello prototipale, però molte aziende stanno affrontando progetti su Hadoop che permettono proprio di storicizzare grosse mole di dati, quindi poi di analizzarli e interrogarli in modo veloce. Proprio su questo è arrivata una domanda due minuti fa. Benissimo. Poi te la poniamo. Grazie. No, il secondo pillar è poi quello che anche accennava ancora Anna Maria precedentemente, cioè la visualizzazione, l'esplorazione del dato. Cioè una volta che il dato è stato collezionato, integrato e storicizzato, magari su Tera o Brontobyte, come dice Brontobyte. Lo dice la letteratura, non io. Interessante. Poi chiaramente questi dati devono essere correttamente visualizzati ed esplorati. Spesso questa mole di dati nascondono dei fenomeni che non sono noti a priori. Quindi la tecnologia di esplorazione, di visualizzazione, deve anche aiutare l'utente che esplora questi dati a scoprire quali fenomeni si nascondono all'interno dei dati. Cioè ancora non basta più il report magari precostituito, statico a monte, ma l'utente di business richiede anche la possibilità di analizzare questi dati per scoprire quali fenomeni si nascondono all'interno del dato. Certo. E poi giustamente anche concetti di mobile, quindi di mobility, quindi di poter deliverare queste informazioni ovunque. Il terzo concetto, quello che forse lo riassume anche i precedenti, è il concetto di Big Analytics, quindi di applicare analitici sofisticati, molto sofisticati, che però nascondono questa sofisticatezza, non so come dire, attraverso delle interfacce semplici, democratiche, come dicevi tu, quindi si democratizza anche l'utilizzo degli analytics, per poter sfruttare al meglio questa grossa mole di dati che l'azienda ha a disposizione. Io penso che questo sia un concetto importante, cioè più il dato diventa complesso, variegato e grande, diciamo big, e più l'analytics aiuta ad estrarre l'informazione da questo dato. Non è più pensabile estrarre certo tipo di informazioni senza delle tecnologie analitiche che ti aiutano a farlo, perché il dato è talmente variegato e talmente
diversificato, che ci vuole una tecnologia veloce, high performance, come viene definito lì, che permetta di fare queste cose anche in real time. Questo è un tema, secondo noi, molto importante, e vediamo che c'è un grosso attenzione di comprendere come poter sfruttare al meglio queste tecnologie analitiche. Il concetto di high performance è un altro concetto, secondo me, molto importante, perché in precedenza gli analytics richiedevano del tempo per poter essere sia sviluppati dagli analisti sia eseguiti per limiti tecnologici, sia dell'hardware sia della tecnologia software a disposizione. Oggi gli investimenti che sono stati fatti anche da SAS in questo campo permettono di eseguire dei modelli analitici anche molto sofisticati in pochissimo tempo, in pochi secondi. Questo non è solo un vantaggio in termini, ho la informazione prima, ma permette anche di fare proprio un cambio di paradigma nell'affrontare il tema di business. L'utente che in pochi secondi, certo, riceve l'informazione o può riprovare un modello, ritestare un modello, permette di fare diverse simulazioni, what if, e quindi poterle applicare anche in real time. Poi il secondo fattore abilitante è il discorso dei processi o, come l'ho definito, i modelli di servizio. Questo è un concetto sicuramente, come dire, ampio e complesso, no? Descrivere in una slide un processo di produzione dell'informazione è difficile, quindi io ho cercato chiaramente di schematizzarlo e di renderlo abbastanza generalizzato. Quello che sta avvenendo, che vediamo avvenire all'interno delle aziende, è un po' questa, come dire, l'avvicinarsi del dato all'utente di business, che deve poi eseguire l'informazione e deve poi sfruttare l'informazione. Quindi l'IT in questo processo mantiene chiaramente l'ownership sui dati, è responsabile di collezionare i dati, di integrarli e di storicizzarli correttamente all'interno dei sistemi informativi, e questo è evidente. Ma all'interno della struttura di business nascono delle figure nuove che hanno il compito di sfruttare velocemente questi dati, che sono quello che io citavo come data scientist, cioè una figura professionale, un team che sfrutta, che è in grado di interpretare i dati e quindi renderli utili all'utente di business che vediamo sulla destra, o al report builder, cioè a colui il quale utili fa il self-service reporting, certo, quindi li rende comprensibili a un utente di business. E poi in basso a destra nasce un po' questa, io l'ho chiamata analytic factory, però può essere chiamata in vari modi, cioè la costituzione di un team che ha la responsabilità proprio dell'esecuzione, dello sviluppo dell'ambito analitico, proprio per aiutare l'utente di business a prendere le informazioni in tempi ragionevoli, rapidi, ma anche poi per applicare questi analitici velocemente all'interno delle applicazioni di produzione. Certo. Citavamo prima anche casi di machine to machine, per esempio smart city, o ambiti in cui proprio gli analitici risiedono all'interno dell'applicazione, delle produzioni core delle nostre aziende. Ecco, scusa Angelo, su questo tema già ti preannuncio, perché stanno arrivando veramente tante domande. Questo è un tema che è molto richiesto. A parte che mi stai bruciando tutte le domande, però ci ritorneremo. Grazie. No, per esempio, uno forse più nel mondo anglosassone, però anche qua, secondo me, sta nascendo, anche se magari ancora un po' inconscio, sta nascendo la figura del Chief Analytic Officer, no? Il Chief Analytic Officer, come c'è il CIO, il CTO, eccetera, sta un po' nascendo questa figura professionale, questo team che ha proprio la responsabilità in sé, core, di sfruttare al meglio le tecnologie analitiche messe a disposizione dai vendor, quali SAS, per esempio, per poter essere effettivamente utili al business dell'azienda. Quindi vorrei un po' riassumere un po' quello che ho detto precedentemente, vedo questi tre punti. L'era dei big data e di big analytics permettono di avere la disponibilità, devono permettere di avere la disponibilità di tutti i dati, questo è importante, devono permettere un'esplorazione facile e veloce e soprattutto di sfruttare modelli analitici anche sofisticati su miliardi di righe o bronto o byte, bella questa definizione, mi è rimasta. Il bronto lo so, è rimasta, piace moltissimo. In modo veloce, rapido e anche, come dire, democratico, non solo ad una nicchia magari di super espertoni che risiedono in qualche scantinato, ma che diventi proprio parte del core business dell'azienda. Questo, l'applicazione di queste tecnologie e processi permette, secondo noi, proprio di fare di intraprendere un punto di svolta nel fare business, di, per esempio, quello che dicevi tu prima, è interessante, cioè quello di
sfruttare gli analytics non solo per capire come va il mercato, come si comportano i miei utenti, ma anche per pensare dei nuovi prodotti, sì, o servizi. Questo è un altro tema interessante che sta nascendo, quindi sfruttare gli analytics anche proprio per pensare un nuovo business per la nostra azienda. Il tutto chiaramente al fine di migliorare i propri risultati, quindi diventare una high performance organization. Giusto, chiudo con una frase che era a me interessante, carina, che ci dice che un'immagine detta da un data analyst del 77 ci dice che un'immagine ha un grande valore quando ci costringe a notare qualcosa che mai ci saremmo aspettati di vedere. Quindi gli analytics hanno proprio questo scopo di estrarre dei fenomeni nascosti che risiedono nei nostri dati, quindi costringerci a notare qualcosa che mai ci saremmo aspettati di vedere all'interno dei nostri dati e delle informazioni che sono a disposizione della nostra azienda. Certo. Grazie Angelo. Grazie. No, assolutamente interessante, perché abbiamo toccato, come ti dicevo anche prima, alcuni punti che sono all'ordine del giorno rispetto alle domande che ci sono arrivate, sia nei giorni scorsi, sia quelle che Arianna adesso mi indicava che stanno arrivando dai nostri amici che stanno seguendoci. Allora io a questo punto mi faccio carico di passarti, interpretandole e arricchendo anche alcune domande che sono arrivate. Partiamo con quelle più generali, ma che sono evidentemente, come dire, un problema che le aziende stanno vivendo. Allora, la prima domanda che ti pongo è legata alla, diciamo, a quello che è il livello di adeguatezza attuale delle architetture aziendali rispetto al tema dei big data. Cioè, la domanda è se oggi le architetture aziendali sono pronte per integrare gli strumenti di questo tipo, big data analytics, no? E quali sono i passi che sono necessari in qualche modo per bruciare anche un po' di tappe. Aggiungo, riprendendo la slide che prima avevi fatto vedere tu, che c'è anche l'altro pilastro, che è quello dei processi, no? Certo. Quindi il processo evolutivo, mi rendo conto che è una domanda molto ampia, però per riuscire a cominciare ad avere subito, visto che i tempi lo richiedono, delle risposte, quali sono le cose da fare, magari le cose da evitare? Domanda. Devi dire grazie per la domanda. Sì. Facile. Diciamo facile. No, allora, per rispondere alla prima domanda che dicevi, se le infrastrutture sono oggi adeguate, allora chiaramente dipende un po' caso per caso. In generale, quello che posso dire è che la nostra esperienza vede le aziende che stanno comunque ragionando su come adeguare queste infrastrutture. Noi abbiamo visto in alcuni nostri clienti o processi o progetti, per esempio, l'introduzione di Hadoop, come lo dicevo prima, come tecnologia che è comunque una tecnologia importante per affrontare temi di big data, perché ci permette di storicizzare fonti dati diverse, destrutturati, eccetera, in un unico sistema, e quindi poi renderli facilmente esplorabili. Sicuramente, allora, se dicessi come eravamo un anno fa, direi di no. Oggi le aziende stanno affrontando l'evoluzione tecnologica di questo tipo di infrastrutture, sia proprio di infrastrutture di base, sia anche nell'adozione proprio di tecnologie analitiche di high performance, come vedevamo prima. Anche nella fase di exploration, di visualizzazione, abbiamo dei progetti in cui i clienti proprio si sono dotati di questo tipo di tecnologie proprio per aiutare il business a sfruttare questo tipo di informazioni, e quindi anche di cambiare un po' il modello di servizio o il processo di produzione delle informazioni. Mentre fino a poco tempo fa il processo si costituiva di staging area, data warehouse, data mart, cubo, dimensioni di analisi, quindi un sistema molto stratificato che faceva sì che il tempo di produzione dell'informazione, ahimè, era comunque molto lungo. Certo. Oggi quello che si sta avvenendo è un po' quello che cercavo di descrivere in quella slide, cioè l'IT mantiene il controllo del dato, giustamente, mette a disposizione del business tutti i dati a disposizione, chiaramente opportunamente controllati, qualificati, eccetera, e all'interno dei dipartimenti di business nascono queste figure che hanno il compito di tradurre il dato in un'informazione di business utile agli utenti finali. Questo accorcia molto la catena. Di produzione del dato, e quindi aiuta a essere molto più veloci e più rapidi. Chiaramente, come dicevo anche prima, questo implica l'utilizzo di tecnologie anche evolute per far questo, perché se
Adesso, se un modello analitico ci mette 2 settimane a girare, chiaramente tutto decade. Quindi anche la tecnologia deve aiutare, e oggi penso aiuti, no? A far sì che si possano, le aziende possano un po' cambiare questo tipo di progetto, di modello di servizio, di processo. Certo. Questo indipendentemente un po' dal settore, ecco, l'ho un po' generalizzato, però può valere un po' in tutti i settori merceologici, in tutte le tipologie di progetti che ci troviamo ad affrontare. Tra l'altro, quello che dicevi dell'accorciamento della catena mette anche potenzialmente nelle mani, come si diceva inizialmente, del Dipartimento IT, anche una nuova capacità di proposta, no? Certo. Delle viste nuove, certo, rispetto a quelle che sono le esigenze della controparte. Quindi si rivela essere uno strumento nell'ambito di una trasformazione di ruolo e di funzione strategico anche da questo punto, certo, di vista, nel momento in cui l'IT è in grado di correttamente interpretare quelle che sono poi le esigenze e le potenziali esigenze anche, certo, dell'interlocutore. Arianna, Angelo citava prima Hadoop, mi sembra sia arrivata una domanda su Hadoop, giusto? Sì, esatto, una domanda molto diretta, perché ecco, ci viene chiesto dal nostro utente se tra SaaS e Hadoop c'è integrazione. Ah, sì, allora sì, c'è integrazione assoluta, nel senso che SaaS attraverso motori di accesso è in grado di chiaramente leggere e scrivere su Hadoop, e oltretutto alcune tecnologie, strumenti o prodotti innovativi di SaaS, come prodotti di Visual Analytics o High Performance Analytics, si basano proprio su Hadoop come file system persistente su cui storicizzare i dati prima di portarli in memoria. Quindi sicuramente la risposta è sì, ci sono integrazioni di vario livello. Sicuramente l'utilizzo di tecnologie SaaS, di data management, data integration, permettono anche di facilitare la gestione del sistema Hadoop in quanto tale, quindi mm-hmm, aggiungono, come dire, facilità di gestione e di utilizzo del sistema. Ecco. Quindi la risposta è sì, penso non posso andare troppo nel tecnico, però cerco di rimanere abbastanza nel giusto livello, però se... Certo. Sono necessari altri approfondimenti più tecnici. Certo, certo. Benvenga. Certo. No, diciamo che questo discorso dell'integrazione, secondo me, lascia trasparire un timore che oggi è diffuso, ma che non riguarda soltanto la tematica big data, certo, ma anche altre tematiche, è molto diffusa agli utenti, che è quello appunto della, diciamo, del rischio di segmentazione, no? Di, certo, riproporre anche su tematiche nuove la logica di silos, che è una problematica che è sempre stata vissuta e sopportata, non supportata, sulle spalle degli utenti finali. No? Quindi mm-hmm, questi criteri di integrazione anche a monte sulle tecnologie sono importanti per riuscire a, come si diceva prima, accorciare la catena. Penso, certo, che debba rientrare in questo tipo di... Ma di guarda, l'utilizzo di Hadoop secondo me è un tema, pur essendo, diciamo, molto tecnologico, però noi stiamo notando che c'è interesse vero oggi, mentre fino a qualche mese fa forse eravamo più a livello prototipale, diciamo, di tentativi più o meno prototipali. Oggi vediamo che ci sono diverse aziende anche di una certa dimensione e complessità che stanno pensando di far evolvere i propri sistemi informativi anche verso l'utilizzo di queste tipologie di infrastrutture nuove, diciamo, certo, tra virgolette. Certo. Quindi sicuramente noi come vendor inevitabilmente dobbiamo essere integrati con questo tipo di tecnologie se vogliamo continuare a rimanere sul mercato. Chiaro. Quindi ancora per rispondere, sicuramente la risposta è sì. Ascolta Angelo, allora entriamo nello specifico, come ti dicevo prima, l'avevi già accennato a questa cosa, però ci sono almeno 3 o 4 domande su questo tema, è quello degli skill e delle competenze. Mm. No? Intanto che pensi a come articolare meglio la cosa che hai già detto prima, però volevo proporre la riflessione anche ad Anna Maria sul piano dell'evoluzione, diciamo, anche di tipo culturale all'interno dell'azienda, no? Cioè, la domanda è: quali skill e competenze occorre sviluppare oggi in azienda per sfruttare al meglio le potenzialità degli analytics e dei big data, no? E si riallaccia anche al discorso di passare dalla reattività alla proattività, no? Quindi se io devo passare dalla reattività alla proattività, è chiaro che devo intervenire anche su un piano, come dire, di nuove competenze, di nuove organizzazioni all'interno dell'azienda, e anche questo è un percorso di trasformazione non facile. Prima abbiamo visto delle figure anche interessanti, no? Quindi prima chiedevo un parere ad Anna Maria e poi a te Angelo, sulla base delle vostre esperienze dirette, perché poi l'esempio pratico è un esempio molto importante, se puoi anche, magari senza citare i nomi di aziende, riferirti anche ad esperienze che avete sviluppato.
Allora, io volevo fare qualche considerazione, perché secondo me Angelo è stato molto buono, nella definizione di uno scenario di mercato in cui sostanzialmente le aziende sono molto strutturate, stanno affrontando questo tema in maniera olistico. Nell'ICT risiede il dato univoco. Ecco, quello che vedo io, probabilmente non siamo sulle stesse aziende, oppure io forse sono un po' più cattiva, è che io non vedo questa organicità, soprattutto vedo delle fughe, di gestione del dato da parte dei dipartimenti funzionali, delle line of business, chiamiamole come vogliamo, molto rapide. Una per tutte, l'area marketing è un'area dove il rischio, no, della gestione asintotica, a prescindere, in questo momento io la vedo altissima. Dove a fronte di questo le scelte che si stanno facendo sono, al mio modo di vedere, estremamente disorganiche, no? Il che vuol dire azioni di storage da una parte, uso di startup dall'altra, motori semantici dei più variegati che magari non hanno nulla di semantico. Quindi, non mi ritrovo molto, no, nella visione bella e buona di Angelo, perché mi sembra che in questo momento ci sia, vorrei usare una parola forte che è abbastanza caos, no? Cioè, nel senso, ognuno sta cercando di dare delle risposte, ma lasciatemi dire, quasi a prescindere da quello che potrebbe essere un disegno organico e strategico d'azienda, no? Quindi isole che si muovono cercando evidentemente di dare risposte a problemi strutturati. Allora, io credo che il passo relativamente alle competenze sia, come dire, riconoscersi anche nei valori che ciascuno porta. Quindi sono invece molto d'accordo sul ruolo del data scientist, cioè di una persona capace, una persona, una squadra, perché poi non credo nei one man band. Una squadra in grado di dare risposta a questa complessità dal punto di vista tecnologico, funzionale, di analisi specifica del dato, perché qui il tema dell'univocità è un tema fondamentale, no? Perché se no, cioè, andiamo oltre il bronto, siamo alla 10 alla 50esima, cioè diventa esponenziale e ingestibile. Quindi questo secondo me primissimo aspetto. Seconda cosa vuol dire anche costruire una squadra, no? Dove l'ICT e il business non sono l'una la controparte dell'altra, ma sono squadra per l'azienda. E questo credo che sia un passaggio culturale organizzativo che non vedo oggi così scontato. Poi, disponibilissima a essere smentita sarebbe molto bello. L'altro tema su cui credo si debba fare uno sforzo in più. E mi ero appuntata la figura che tu dicevi, no, del report builder. Io credo che si debba sempre più parlare di image builder, no? Cioè è quasi più un broadcasting, sto evidentemente forzando la metafora, però io non credo più possibile, soprattutto per come sta evolvendo oggi il mondo, che si possa pensare di costruire qualcosa di fisso come un report, no? Che poi sia piccolo o a faldone grande a piacere, non credo che sia quello il tema, ma credo che si debba più costruire la visualizzazione di un filmato, cioè di una serie di sequenze di immagini molto veloci che compongono una visione, perché ho la sensazione che questo sia il vero tema, Certo, no? Quindi non una costruzione fissa, no, dell'immagine, ma un qualcosa che scorre dinamicamente allo scorrere del tempo. assolutamente il tema, poi lascio rispondere ad Angelo. Il tema, se vogliamo usare, come dire, riferimenti autorevoli, è proprio quello dell'organizzazione liquida, no? Ecco. Cioè, no? L'organizzazione, cioè Sì. l'adeguamento costante e dinamico Sì. sotto profilo tecnologico e organizzativo alle variabili che si Ai presentano. noi sì. Quindi non è possibile un disegno strategico fisso, è possibile un disegno tattico strategico in divenire, costantemente in divenire. Angelo. Abbiamo dovuto parlare anche sulle figure professionali che prima Allora, sulle allora, giusto per sono d'accordo nella mia slide si voleva un po' schematizzare Il libro dei sogni. chiaramente un no, ma non è noi abbiamo in alcune aree abbiamo visto, stiamo vedendo l'adozione effettiva di questo tipo di processo. Poi non è chiaramente un processo aziendale, cioè a tutto tondo, però in alcuni dipartimenti importanti di alcune banche o telecomunicazioni o aziende di questo tipo si sta affrontando
l'accorciamento della catena di produzione dell'informazione è un qualcosa che le aziende si stanno chiedendo. Poi se adottano questo tipo di processo schematizzato o qualcosa di più caotico dipende, però quello che sicuramente stiamo vedendo è che c'è un cambio di attenzione da questo punto di vista. Quello è certificato, cioè il fatto di cambiare la catena di produzione dell'informazione dal data warehouse di prima, come li descrivevo, a un qualcosa di più snello, no? È sicuramente una cosa che è in atto. Per quanto riguarda le figure professionali, beh, l'hai un po' già anche detto tu, no? La figura professionale che sta nascendo, che si chiami data scientist, non in un altro modo, che comunque sia chiamata in Italia in vari modi diversi, però è un po' quella che ha il compito di comprendere meglio i dati a disposizione, che spesso è una figura che deve avere anche conoscenze di business, cioè non è solo una figura, diciamo, IT che è in grado di eseguire il processo di caricamento del dato, ma deve anche capire che tipo di informazione ha bisogno l'utente di business, per quello che io lo mettevo un po' nel box del business, no? È un po' una via di mezzo fra IT e business, è in grado di interpretare i dati, ma è anche in grado di capire che cosa può volere il business. Questo è un po' questa figura o team che in qualche modo nasce più o meno spontaneamente o in modo disorganizzato, su questo sono d'accordo, però è una cosa che comunque si sente l'esigenza. Analogamente il team dell'analytics, noi facciamo anche degli analytics evolution assessment in alcune aziende che ci chiedono di capire come poter far evolvere il loro processo analitico, proprio per comprendere il livello di maturità dell'azienda rispetto al tema analitico e quindi qual è il passo successivo da fare per avvicinarli, diciamo, alla perfezione, ecco, all'utilizzo migliore. No? Certo. Quindi sicuramente anche qui sono d'accordo, si va molto caso per caso. No? Ci sono aziende che sono ancora molto indietro rispetto all'utilizzo dell'analytics, si accontentano del report statico, no? Ci sono aziende dove invece cominciano ad affrontare proprio il tema che dicevi tu, anche di avere proprio delle informazioni che cambiano costantemente nel tempo e quindi diventano veramente molto utili. E in queste aziende, diciamo, il livello di attenzione agli analytics è sicuramente molto più alto. No? Ecco, attenzione a dove piazzare bene il data scientist, perché i nostri amici sono molto, molto precisi. È arrivata una domanda, Arianna? Immagino. Sì, infatti, il nostro utente che ci sta seguendo ci stava appunto chiedendo: considero la conoscenza tecnologica fondamentale per essere un data scientist efficace. Inserire quindi data scientist all'interno del business e non all'interno dell'IT non è un po' forzato e penalizzante? O meglio, dice, non stiamo migrando un pezzo di IT all'interno del business? Sì, infatti ero molto indeciso su dove mettermi, così non funziona. So che avrei creato qualche. Quindi, sì. Però voglio dire, al di là che sia o meno organizzativamente, diciamo così, all'interno di un dipartimento dell'altro, quello dipende chiaramente dall'azienda azienda. Io lo vedevo più dal punto di vista non tanto organizzativo quanto funzionale. Funzionalmente, secondo me, il data scientist è una persona che deve essere molto vicina al business, proprio per essere utile al business. È vero che necessita anche di competenze tecnologiche, cioè, assolutamente, ma forse rispetto al passato deve avere una maggior vicinanza rispetto al business, per quello che io lo inquadravo funzionalmente nel business. Poi dal punto di vista organizzativo potrebbe essere anche nell'IT, questo non è sicuramente, non sono io la persona più adeguata per dire dove dal punto di vista organizzativo debba risiedere, io lo vedevo proprio funzionalmente, no? Certo, questo è un po'. Certo. Dunque, per quanto riguarda un'altra domanda sulla tematica, anche questa non semplice, del ritorno dell'investimento, no? Qui ci scrivono: quali sono gli strumenti e gli indicatori oggi per misurare l'efficacia e il ritorno delle soluzioni di analytics? Quindi qui si introduce un tema che rappresenta una delle grandi sfide anche nella relazione tra IT e management, tra IT e line of business, cioè riuscire a rendere esplicita anche in fase, se vogliamo, iniziale quello che potrebbe essere il beneficio. Voi dal vostro punto di osservazione e di esperienze, che tipi di risposte le aziende stanno dando su questo tema? No, è tua. Sì, sì. Era tua.
è una partita di ping pong. No, allora, il tema del ritorno dell'investimento sicuramente è un tema importante, perché è uno dei, purtroppo ancora uno delle attenzioni delle aziende, la cost reduction, quindi comunque c'è una forte attenzione al ritorno dell'investimento di cambi di questo tipo. Quello che chiaramente ci sono tutta una serie di business case che si possono fare per poter definire in modo più preciso quale può essere il ritorno dell'investimento, in quali tempi, eccetera. Però dal punto di vista più, se vuoi, tecnologico, quello che alcune aziende stanno facendo è cominciare ad affrontare questi temi a livello più prototipale, no? Una sorta di pilot, di avvio di questi tipi di progetti. Questo permette di misurare un ritorno di investimento anche facilmente, provando cosa vuol dire applicare una nuova tecnologia su un tema preciso, magari a livello proprio di pilot, prototipale, per poter poi intraprendere un discorso più ampio se questi tipi di progetti prototipali hanno i successi sperati. Ragionamenti che riguardano tutta l'azienda, secondo me sono troppo complessi per essere affrontati con poche parole, no? Certo. Secondo noi quello che stiamo vedendo è proprio l'affrontare questo tipo di progetti, di temi a livello anche proprio prototipale. Si affronta un primo stream, si capisce che vantaggi ha portato in quello stream, e di conseguenza può essere un po', come dire, l'avvio, no? Per renderlo più trasversale all'interno dell'azienda. Ecco, torniamo velocemente un secondo alla domanda di prima, perché ne è arrivata una al volo, sempre per te Angelo, però poi vorrei un parere anche da Anna Maria. Vai. Sì, esatto, perché la tematica dei data scientist ha sollevato tantissime reazioni da parte dei nostri utenti. E infatti questa domanda chiede: esistono percorsi formativi per skillare tali figure professionali? Sicuramente quello che c'è oggi un po' sul mercato, effettivamente forse è un po' di carenza, no, di figure di questo tipo, quindi stanno nascendo anche a livello proprio universitario, di percorsi educativi, diciamo, nel senso di formazione post laurea o all'interno delle aziende, proprio percorsi formativi che permettono di comprendere come al meglio sfruttare questi dati. Diciamo che questi tipi di percorsi devono avere un po' la doppia valenza: da un lato tecnologico, come giustamente diceva la domanda precedente, cioè il data scientist deve avere comunque una conoscenza tecnologica, ma anche una conoscenza del business che questo data scientist deve aiutare. Quindi la risposta è, sì, esistono, stanno nascendo anche proprio dei percorsi formativi finalizzati a questo tipo di figure professionali. Quello che notiamo effettivamente è che forse non è così diffusa, ecco, questo tipo di conoscenza oggi, soprattutto forse sul mercato italiano. Anna Maria. Dunque, qualche considerazione. No, non è che io sono contro, non faccio come Nanni Moretti, sono contro a prescindere. Allora, qualche considerazione. Primo, secondo me, una forte lato competenze, rispondo. Allora, una forte indicazione arriva adesso, devo dire per fortuna, finalmente dall'Unione Europea, perché tutto il programma formativo ECF nuovo insiste proprio nell'indirizzare alcuni aspetti molto, molto nuovi, no? Che poi, diciamo, tra virgolette nuovi, ma sono mirati a rispondere alle evoluzioni anche della digital agenda, cioè certo, di tutte le tematiche nuove che l'Unione si sta proponendo. Questo comporterà a cascata una serie di attività, sia di certificazione, sia di percorsi formativi universitari e comunque legati anche ai player, evidentemente molto importanti. Quindi il primo suggerimento è guardare CF, perché all'interno ci sono una serie di anche professioni un po' nuove, anche correlate al dato digitale, all'aspetto social. Poi non so se lo chiamino effettivamente data scientist, questo non, sì, non sì, so no, dove lo mettano, però diciamo un minimo si può osservare lì. Il secondo aspetto relativamente al ROI, allora è indubbio che il pilot sia, diciamo, un ottimo modo per gestire la complessità a fronte di coperte economiche un po' corte. L'altra cosa che mi permetto di dire è che secondo me
un ROI può funzionare forse meglio se lo si fa scrivendolo assieme al LOB di riferimento. Certo. Almeno questo è quello che noi stiamo vedendo, no? Perché chiaramente si mettono in luce gli aspetti primari che possono essere per alcuni il churn rate, per altri il numero di customer indirizzati, piuttosto che la satisfaction, qualunque indicatore tipologico. Quindi lavorare a due mani secondo me serve anche per non solo decidere dove collocare il data scientist, su cui stiamo giocando, ma non troppo, perché questo aprirebbe un altro webcast. Certo. Però è per indirizzare efficacemente che cosa si fa assieme e per quale obiettivo. Certo. Dunque, ci giochiamo i prossimi 10 minuti con parecchie domande che veramente stanno arrivando a testimonianza del fatto che questo è probabilmente, come diceva anche Anna Maria dalle slide, è uno dei temi forti veramente nell'ambito della trasformazione, sia per quanto riguarda la capacità competitiva di imprese, sia per quanto riguarda il ruolo che il dipartimento IT può avere, no? Però volevo chiedere ad Angelo una cosa di questo tipo. Questa è una domanda che io per forza ti devo fare, perché quando parliamo di... Non l'hai detto però. No, è che poi stanno arrivando. Non ha una risposta, immagino, semplice, no? Il rischio, tra l'altro, dello slogan è dietro l'angolo. Però il vendor, no, in uno scenario di questo genere, noi vediamo che oggi sta assumendo un ruolo, si sta trasformando come ruolo non soltanto nella predisposizione, ma proprio nei modelli di go-to-market, nei modelli organizzativi, già nel momento in cui parliamo di evoluzione architetturale. Figuriamoci nel momento in cui entriamo nel cuore, no, di una tematica come quella dei big data e analytics, che deve dare delle risposte rapide anche a livello di nuovi prodotti, nuovi servizi e sostenere la capacità competitiva. Ecco, che ruolo gioca oggi rispetto al passato anche? Come sta cambiando dal vostro punto di osservazione quello che è il valore aggiunto che un vendor nell'ambito delle analytics può dare oggi? Allora, secondo me dipende dal vendor, sono molto trasparente, nel senso, io parlo per SaaS. SaaS è da più di 36-37 anni sul mercato e da quando è nato fa analytics. Noi come business, non core, unico business, perché facciamo solo quello, produciamo, pensiamo e sviluppiamo e portiamo sul mercato tecnologie che rientrano nel mondo degli analytics. Io citavo degli esempi prima di progetti in ambito frodi, risk, marketing. Quindi, come dire, noi come azienda, come vendor, viviamo proprio perché portiamo sul mercato questo tipo di tecnologie. Quello che noi pensiamo che debba avere un vendor, sicuramente tecnologia adeguata, non fatta solo di acquisizioni, giusto per completare il portafoglio dei miei prodotti, ma che sia, faccia parte del DNA dell'azienda, come noi riteniamo ci sia, e quindi ci sia l'adeguata competenza anche all'interno del vendor, in termini proprio di competenze di persone, che siano in grado di aiutare le aziende nel scegliere le architetture migliori o nell'implementare progetti analitici che abbiano successo. Da questo punto di vista, come vendor, noi abbiamo chiaramente software, perché produciamo software, ma abbiamo anche una struttura di servizi professionali, di persone che sono specializzate in settori anche di business, tipo ambito di rischio, marketing, frodi, quindi conoscono non solo la tecnologia come software SaaS, ma anche proprio il tema che devono come dire, andare a coprire con questa tecnologia. Chiaramente il tutto insieme a un ecosistema di partner, che system integrator, partner, eccetera, che aiutano poi a deliberare progetti anche molto ampi e complessi all'interno dell'azienda. Ecco, quindi, scusa, ti interrompo soltanto per dire che... nello slogan o no. può essere sicuramente anche una domanda, se vuoi, ingenua, però io credo che sia, o una considerazione, credo che sia interessante oggi, se diamo valore al fatto che stiamo parlando di una fase, di un processo importante di trasformazione, che accanto alla, passami il termine, all'eccellenza tecnologica o comunque alla robustezza tecnologica, certo, infrastrutturale, ci debba essere anche la capacità di spendersi delle competenze specifiche mutuate da esperienze in vari settori. Questo penso che nel momento in cui gli utenti stanno ricercando delle soluzioni a risposta debba essere considerato un valore aggiunto forse superiore alla stessa eccellenza tecnologica. Assolutamente, guarda, io sono
forse non dovrei dirlo, no? Però a volte, non dico a volte, i clienti scelgono un software non tanto per il software, ma quanto per la competenza delle persone che vanno dal cliente e gli dimostrano la propria esperienza in questo tipo di settore, nell'utilizzo di queste tecnologie, certo. Soprattutto nel fare, nel dotarsi di ambiti come i Big Analytics. Non è che basta andare a fare, come dire, una demo del prodotto e le certo. feature e dire ah, che bello, lo prendo. Il cliente, proprio perché stiamo parlando di progetti core, si aspetta anche, oltre chiaramente alla tecnologia, anche la competenza delle persone che vanno a spiegargli il valore aggiunto che può avere questa tecnologia. Quindi noi come vendor abbiamo questo duplice obiettivo: da un lato chiaramente accrescere le funzionalità e l'innovazione delle nostre tecnologie, e dall'altro mantenere elevata le competenze e le conoscenze all'interno dell'azienda su questi temi. Questo Bene. È sicuramente un nostro obiettivo che cerchiamo di portare avanti e di mantenere nel tempo. Bene, bene. Allora adesso due o tre ultime domande veloci, risposte veloci e poi chiudiamo. Sì, allora la prima sottolinea la necessità appunto di capire da parte degli utenti lo spettro applicativo che poi hanno i big data in realtà. E infatti ci scrive un nostro utente: sarebbe utile condividere ed esporre esperienze concrete di elaborazione innovativa sui big data. Vi sono realtà già applicative. Si suggerisce appunto di ricercare ed esporre esempi concreti e chiarire metodi di applicazione. Sì, allora io all'inizio della mia presentazione, chiaramente nel tempo a disposizione, ho un po' cercato di evidenziare alcuni ambiti di applicazione che sono ambiti veri, che sono stati affrontati. Li ripeto, ambiti per esempio nel mondo del social, nella pubblica amministrazione, piuttosto che marketing di prossimità, temi che sono trasversali a diverse industrie. Questo è un tema chiaramente di big data, dove io devo andare a integrare il profilo del mio utente, mm-hmm. i dati che derivano da, per esempio, da sensori telefonici che mi dicono dove l'utente è in quel momento. Devo applicare l'analytics per capire se il mio cliente è potenzialmente interessato a quella campagna di marketing, e quindi poi gli devo inviare la campagna di marketing magari sul telefono che è in quel momento. Questo è un evidente tema big data, e mette insieme dati di analisi e di collezionamento, analisi di dati in real time con l'applicazione di ambiti analitici. Questo è un tema, lo cito perché è molto trasversale sulle industrie, no? Esatto. Poi chiaramente ci sono altri temi come il mondo frodi, dicevo, l'ambito del risk management, l'ambito del network, delle telecomunicazioni. Sono tutti temi, certo, che in qualche modo indirizzano sia ambiti analitici che ambiti di big data, secondo me. Tra l'altro c'è anche un meccanismo interessante nel momento in cui tu riesci ad applicare a grandi mole di dati questa capacità analitica, che puoi partire qua, non dico indipendentemente perché non è così nella maggior parte dei casi, però emergono delle evidenze nel crunching, certo, diciamo, nell'analisi di questi dati, che ti portano poi a sviluppare, no, delle risposte che non avevi poi magari già, certo, determinato, no? Vai. Visto che siamo alla fine, cito un tema così non ci sono tempo per fare domande. No, un altro tema interessante, no, magari oggetto di futuri approfondimenti, che sta nascendo e proprio che rientra chiaramente nel mondo big data, è il tema della monetizzazione, per esempio, dei dati che sono a disposizione delle aziende. Questo è un altro tema, cioè come le aziende possono sfruttare i propri dati non solo per un miglioramento del proprio business, ma proprio anche per fare nuovo business, certo, per vendere dei servizi a terze parti, ad altre aziende, sfruttando i dati che loro hanno a disposizione. Questo è un altro tema che rientra, secondo me, nel mondo big data in qualche modo, e che è un po' innovativo, è un livello di applicazione che sta cominciando a crescere nell'interesse, certo, delle aziende. Certo. Arianna? Sì, vi leggo un'altra domanda, e poi chiudiamo. Altre due, sì, a proposito di integrazione. E infatti ci viene chiesto a che livello di integrazione con i big data sono arrivati gli ERP e quanto e cosa occorre ulteriormente approfondire per effettuare tale integrazione. Tra l'altro c'è l'aggiunta di un altro commento, che è più un commento piuttosto che una domanda, è interazione tra strumenti big data e strumenti di PLM per arrivare ai big data puntuali. No, è sempre per te. Poi con Anna, vediamo se sono d'accordo. Con Anna Maria facciamo allora la chiusura. Allora, lascia a te. Allora, no, ma gli ERP, boh, non lo so, secondo me gli ERP è un tema abbastanza
è un sistema abbastanza tradizionale, no? Forse di per sé poco adatto al tema big data. Quello che dicevo prima è che si stanno inserendo all'interno delle aziende degli strati diversi rispetto agli ERP tradizionali. Ecco, citavo Hadoop che è uno dei casi, ma per esempio appliance di mercato, high performance appliance, che quindi sono, come dire, hanno caratteristiche diverse rispetto all'ERP tradizionale, no? Che ha un tema molto, come dire, finalizzato al gestionale. Ma io, scusa, al di là delle battute, torno seria, ci sono una serie di aspetti. Intanto, lui citava il fenomeno delle acquisizioni, è evidente che il mondo degli ERP si sta riconfigurando cercando di incorporare tutta una serie di temi, problemi e gestioni, no? Poi si può disquisire con quale qualità, però è evidente che il mondo degli ERP sta cercando di incorporare diversi aspetti e diverse componenti, a tal punto che mi trovo pienamente d'accordo con l'ultima domanda che è stata fatta, perché quello che avrei aggiunto io nella casistica degli esempi è che oggi il bisogno di avere una visione end-to-end, no, del ciclo, dalla supply chain alla produzione, alla logistica, alla distribuzione, alla vendita, è diventato a tal punto un obbligo, no, gestirlo in real time, che il tema dei big data sembrerà un paradosso, ma incide profondamente su tutti i temi di supply chain e poi di produzione. Quindi il tema del PLM, in quanto poi incorpora tutta una serie di gestione del prodotto dal punto di vista sia del prototipo sia poi della sua realizzazione in fase di produzione, comincia a diventare uno snodo delicato. Quando io citavo dei consumatori che diventano parte integrante del processo prototipale di un nuovo prodotto, e questo è big data, no? Perché tu questa cosa la fai con i clienti che hai su tutte le diverse geografie, certo. Rispondendo anche a delle fasi emozionali, no? E questo non è nient'altro che gestione incorporata, certo, di tutta una serie di elementi all'interno di processi che sono, vedi, quello del PLM, ma anche in fondo dell'ERP, quanto di più, come dire, tradizionale noi si avesse. Quindi l'effetto, l'onda d'urto, io poi avevo citato il marketing per fare un po' di reazione e controreazione, ma il tema del big data davvero pervade tutti gli aspetti funzionali e poi anche applicativi inevitabilmente dell'azienda. Non è DNA ormai, certo, e, certo. E non è più scindibile. Va bene, allora io direi, noi siamo in chiusura, vi lascio soltanto questa considerazione con la facoltà di aggiungere qualcosa su questa mia considerazione sulla base di quanto ci siamo detti. Innanzitutto vi ringraziamo per questa partecipazione, ringraziamo gli amici che ci hanno seguito via web. Diciamo che due punti sono secondo me interessanti da considerare oltre a tutti gli altri in questa discussione. Da un lato, ne abbiamo parlato poco ma è emerso comunque, il fatto che la visual analytics, quindi la visualizzazione, spinge un processo, come si diceva prima, di democratizzazione, sì, importante, no? E quindi avvicina di più all'utilizzo di queste soluzioni persone che hanno necessità, hanno fantasia e hanno bisogno di fare delle cose, da un lato. E dall'altro lato un tema importante nella complessità di trasformazione continua che viviamo oggi è quello proprio dell'organizzazione dinamica e continua, no? Che prima abbiamo definito in modo un po' ardito, liquida, però il concetto è quello, no? Cioè riuscire a rapportarsi da un punto di vista di competenze, di organizzazione in funzione delle variabili che il mercato di volta in volta porta. Penso che siano due punti centrali all'interno di un'affermazione del big data nei prossimi anni. Anna Maria e Angelo. Ma totalmente d'accordo, ma non né per piaggeria né perché il tempo è poco, ma perché effettivamente è così. Quando io citavo della metafora del film Builder o del regista, in realtà cercavo di evocare proprio questo aspetto, che poi si sia liquidi da una parte e necessariamente o in maniera costretta inevitabilmente connessi, questo che credo che sia all'interno delle aziende, credo che sia ormai un dato di fatto. Poi ci può piacere o non piacere, i modelli organizzativi non sempre riescono, diciamo, ad evolvere in sincrono rispetto al bisogno, però le inerzie credo che ormai bisogna cercare di ridurle, perché non c'è più tempo. Non c'è più tempo. Angelo? Sì, io quindi rispondo al primo punto, che il visual analytics è come esigenza. Sì, quello che noi
stiamo facendo come investimenti proprio di tecnologie, è proprio quello di portare sul mercato tecnologie di Visual Analytics che hanno due obiettivi. Primo, proprio quello di permettere all'utente che non ha conoscenze tecnologiche di esplorare, di produrre i propri, diciamo, report, le proprie informazioni su grossa mole di dati. E secondo, di rendere più democratico, no, l'utilizzo degli analytics, cioè nascondere la sofisticatezza o complessità di moduli, di modelli analitici anche evoluti, rendendoli appunto facili a un utente finale che magari non ha conoscenze analitiche, quindi permettere di sfruttare gli analytics nell'ottica proprio di produrre informazioni utili al business. Questo Visual Analytics come tema è, dal nostro punto di vista, un tema molto importante, tant'è che abbiamo proprio anche rilasciato sul mercato dei prodotti software che hanno proprio questo obiettivo. Bene. Che pensiamo fondamentale. Bene, allora grazie Angelo, grazie Anna Maria, il tema molto vasto, ma crediamo di aver fatto delle sottolineature importanti. Ringraziamo gli amici che ci hanno seguito e possiamo andare a pranzo. Alla prossima, grazie. Arrivederci. Grazie.